avventure si aprirà. Salvini, intergalattici eroi, viaggiare nello spazio un'abitudine oramai. Salvini, sempre più uniti siamo noi, che da buoni amici non ci lasceremo mai. Salvini. L'appetito viene mangiando. Forza, amici, la spiaggia è vicina. Ma siamo già passati di qua. Roy, la tua bussola che dice? Il Mario dovrebbe essere da quella parte. Ma da dove siamo venuti? Credo ci sia entrata della sabbia, si è rotta. Mammina mia, ci siamo persi. Coraggio, Bronto, non possiamo essere così lontani. Senti il rumore del mare. Ma è la mia pancia. Aiuto, senza il vento. Andiamo! Sì! Ho detto un solo condensatore di energia! Io credevo che con due fosse meglio! Così salta tutto imbranato, ma tanto prima lo provi tu! Ma Taurus, io non devo diventare più grande! Il tuo cervello deve diventare più grande, babbeo! Ai. Un cristallo dei desideri si è attivato! È nella galassia della Via Fior di Latte. Devo assolutamente trovarlo. Mi basterà esprimere un solo desiderio e l'universo sarà mio. Ah, che bello stare in spiaggia ad abbronzarsi. Tocca a Bronto ora. Dai. Uffa, io non sono capace. Devi scegliere un sasso piatto. Come questo, guarda! Il tuo sasso sembra proprio abitato! Che succede? Nikus, che ci fai qui? Voi, la fonte e il maestro Sauro! Ho capito, torniamo alla caverna! Ma questo profumo è zucchero filato! È l'avventura giusta per terra! Già! Questo è l'ologramma del pianeta Fudi. Sembra un posto piacevole e ospitale. Ma fate attenzione! Non potete sapere quali insidie nasconde in realtà. Giusto, saggio Saul. Dovete trovare il cristallo prima di Taurus. Solo il primo che lo abbraccerà potrà realizzare il suo desiderio. E quindi saremo noi, Urca! Bene, andate adesso! E buona fortuna, cuccioli. Eccola, il meteorite. Ora puoi riposarti, Nikus. Magari, prima devo tornare ai Monti Rossi. Si parte! Devo dire che le mie piantine stanno crescendo proprio bene. Ehi, i taurini mi stanno cercando, devo correre da loro. Aspettatemi, amici, arrivo. Cappari, lo vedete anche voi? Latte alla fragola. E questa è cioccolata. In effetti ho fame, è ora di colazione. Ehi, razza di maleducati! Ma che succede? Che fate? Mangiate la mia casa! Urca, mi sa che abbiamo combinato un pasticcio! Ci scusi! Ora ce ne andiamo subito. Va bene. Benvenuto, Benvenuto Gaul. È sempre bello rivederti. Abbiamo proprio bisogno di te. Ci aiuterai, vero? Ma certo, amici. Vi aiuterò a fermare Taurus anche stavolta.
Dobbiamo prendere il cristallo dei desideri prima di lui. Non perdiamo tempo. L'alieno andava sicuramente verso la città. Seguiamolo. In marcia. Andiamo anche noi. Ehi, ma... Aspettatemi! Ehi, ma questo pianeta è ricoperto di dolci e gli abitanti sono ciccioni. Sarà facile impossessarsi del cristallo dei desideri? Che fatica essere un grande genio di piccola taglia. Così dovrebbe andare. Prendi! E attiva il materializzatore 3D. Così niente ti fermerà. Puoi girarci, vado, afferro il cristallo e torno. Il crystal detector lampeggia e il cristalluccio deve essere lì dentro. Andiamo a prenderlo. Ehi, chi è quello? Uno straniero che va troppo di fretta. Che ne facciamo di lui? Portiamolo da Slim Fit il Magnifico. Ehi, che fate? Mollatemi, razza di gorilla! Straniero, che ci fai su Foodie? Il mio pianeta! Ti nascondi in una macchina, ma sei piccolo e magro e quindi pericoloso. Sì, e perché mai? Perché la pigrizia è bene, non pensare è bene. Un popolo facile da governare deve essere grasso, sazio e pigro. Allora è per questo che il pianeta è pieno di dolci che tutti possono mangiare a sazietà. Già, è stata una mia grande idea. E la voglio proporre ai governanti di tutti i pianeti della galassia. Insieme domineremo incontrastati. Il tuo programma mi piace. Ma tu chi sei? Io sono Taurus, il più grande scienziato dell'universo. Interessante. Ti nomino mio consigliere. Lasciatelo. Ho organizzato un ricevimento interplanetario per i miei potenti ospiti. Seguimi. Non credo ai miei occhi. Bella statua, vero? Un omaggio per me. Il dono di una delegazione straniera, ma ora accogliamo i governanti. Ma certo! Parla, parla, tanto presto il cristallo sarà mio. Non notate niente di strano? No, che cosa? Nessuno si muove con le proprie gambe, qui sono tutti pigri. Il nostro governatore Slim Fit è stato generoso a regalarci questo modello a comando vocale. Sì, così ci stanchiamo meno. No, ascoltiamo cosa ha da dirci il Magnifico. Abitanti di Food City, diamo il benvenuto alle delegazioni straniere. Amici, quello è il palazzo del governatore. Lì sullo sfondo c'è il cristallo. Guardate. Da questo momento dichiaro aperto il grande banchetto. Quello è Taurus, Capperi, dobbiamo bloccarlo. Dobbiamo intrufolarci nel palazzo. Mammina mia, come facciamo a entrare? Ho un'idea. A volte essere alieni può tornare utile. Ascoltate, adesso noi... Delegazione monocoliana. Prego, passate. Oh. Siamo la delegazione del pianeta Taurus e dentro ci attendono, ma appena arrivati ci hanno rubato gli inviti. Sono rammaricato, signor ambasciatore. Prego, entrate. Il tuo piano ha funzionato. Magnifico Slim Fit, mentre parli con i potenti ospiti dei benefici dei dolci, io do un'occhiata alla tua statua più da vicino. Eccolo, finalmente. Oh! Ecco Taurus! No, ancora i saurini. Ma cosa succede? Oh. Chi sono quelli? Ah, ci penso io. Nulla! Togliti di mezzo, devo passare a tutti i costi! Fermati, bruttone! Tu prendi questo! Non mi avrete! Urca come pizzica! Ma che succede?
succede? La statua si scioglie! Preso! Forza, adesso tocca a Taurus! Questa volta avete vinto, ma non finisce qui! Ci è mancato veramente poco, il cristallo poteva essere mio! Non essere arrabbiato, Taurus, ho una grande notizia da darti. Ricordi i condensatori di energia? Certo, e allora? Li ho usati per creare la pillola della crescita rapida. Mandala giù e tornerai alla tua grandezza naturale. No! Ma cosa? Scienziato imbranato, non sono diventato più alto, ma solo più pesante! No, non ti arrabbiare! Aspetta che ti prenda! Bene, il cristallo è salvo. E voi chi siete? Orca, sei sicuro? Ora facciamo i conti! È tutta colpa vostra se il mio nuovo consigliere è scomparso! Qui bisogna intervenire, Capperi! Voglio che i dolci spariscano! Evviva! No! Il mio piano è fallito! Ma il governatore Slyfeet aveva un piano! Non potrò dominare l'universo rendendo tutti grassi e pigri! Allora è questo che voleva! Sì, per fortuna è stato smascherato! Andiamo via! Pare che il regno di Slyfeet sia giunto alla fine! Sì, alla frutta! Possiamo tornare a casa, tutti al camper spaziale! Buon viaggio, amici. Con la telefonte tornerete nel giurassico in un lampo. A presto, Gaul! Ciao! Anche questa volta devo farvi i miei complimenti, cuccioli. Grazie al vostro desiderio avete dato agli abitanti del pianeta Fudi una vita migliore e più sana, e soprattutto la libertà. Ed è stato Urano ad esprimere il desiderio di far sparire tutti i dolci. Nel suo caso, più che un desiderio, è un miracolo. Amici, vediamo insieme su quale pianeta andremo con i taurini nella prossima puntata. Rocce, 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 ancora rocce! Ma se pensa che non ci sia vita, su questo pianeta per Taurus sarà una dura lezione!